Ciao, Paranorma Investigator Barese. Mi ritrovo in provincia di Varese, a Luino esattamente. Ho qua un edificio da farvi vedere. Sono un palazzo di uffici. La ditta si chiama Ratti. Entriamo e andiamo a vedere che cosa c'è. Buona visione del mio video e della mia esplorazioncina. Andiamo. Al primo piano. Permesso. Eccoci qua. C'erano dei bagni, già subito le becchiamo. Un pannello elettrico. Qui facciamo il giro. Quella era la ditta, soltanto che non sono riuscito a entrare perché c'era l'acqua alta 1,5 metri. Sono potuto solo visitare questa parte degli uffici, ma non importa. Vedete, non ho il casco, mi dispiace perché non mi sento a mio agio. Per il fatto che nei prossimi video dovrò metterne uno nuovo perché l'ho rotto, si è rotto, è vecchio, era troppo vecchio. Guardate qua, qui c'è inventario. Prefettura di Luino. C'erano forse le bolle, ecco qua, inventari, ditta Ratti, ditta Ratti, sì, giusto, ok, allora andiamo di qua. Qui ci sono delle rampe, qui c'è l'ascensore e qua ci sono le scale. Andiamo a scendere, facciamo piano sotto, poi andiamo a salire. Ecco qua. Queste stanze, cosa ci riserva? Qua centrale termica, qui c'erano i bagnetti e qua un magazzinetto, qua l'estintore, qua non so la storia di questo posto, di questo edificio. Non so quando neanche l'hanno abbandonato, in che periodo era. Comunque qua, vediamo qui. Vedete, c'è acqua. E il sotterraneo che porta dalla ditta a questi uffici, ovviamente, è allagato. E non ho potuto accedere. Quindi, non è stato una gran bella cosa, insomma. Adesso
Proviamo a vedere qua cosa ci serva. Guarda qua, un altro magazzino. Qui anche qui c'era un sistema elettrico. C'erano le caldaie con i boiler. Vedi qui. Ma deduco che hanno lasciato verso il 2000, perché dalle caldaie, dalle tubazioni, più o meno, do un'ipotesi io. Allora, qui, uscita di emergenza. Si era richiuso. Qui c'erano le scale che vanno su. E di qua invece c'è un archivio. Vedete qua? Allora, vediamo un attimino. 94. Poi 94, quindi nel 94 e 95 ci lavoravano di sicuro. Eh sì, era un magazzino dove lasciavano tutti i documenti, li hanno lasciati qua. 99, ci avviciniamo alla data. Vedete qui quanta roba. Taiwan, Svizzera, Canada, Turchia, Spagna, Messico, Corea, Bretagna, Germania, India, 1991. Certo che lavoravano questi, lavoravano bene, quasi per tutto il mondo. Vedete, qua ci sono degli altri armadietti, questo è vuoto, e qui altri armadietti. Diciamo che questa è una specie di magazzino dove contenevano tutti i documenti della tributaria. Allora, andiamo avanti di qua. Guardate qui, altri documenti. Guardate qua, era una specie di cavo addirittura, dove qui con tutti i documenti. Vedete? Guarda qua, questo è un armadietto tutto rotto. Guarda qui. Ah, ecco, 2018, 2019, 2020, ma c'è perfino il 2021. Allora è da poco che hanno 2021, allora è da poco che hanno. Eh sì, ma scusate, ma 94 c'è niente, ma no, hanno, questo è stato pasticciato da qualcuno. No, è stato pasticciato da qualcuno. Andiamo avanti. Qui si va all'esterno. Io faccio la scala interna. Luce. Quindi faccio la scala interna. Guarda qui, uffici. Tutto rotto. Tutto mezzo vandalizzato, mezzo insozzato e anche bruciato. Ci dobbiamo passare qua. Cosa hanno fatto? Un rito satanico qui? Eh?
2002, casi particolari. Guarda qua, guarda che bomboletta, guarda che bombolettari, guarda, che hanno spaccato, hanno vandalizzato su tutto. Ecco lì il lago, sì, spero che si veda. Il lago, nemmeno. Anni 90, forse qui c'erano gli ascensori, questi però sono anni 80. Hanno bagni. E qua altri uffici. Vedete, quella era la ditta. Eccoci qua. Allora, torniamo su per andare al terzo piano. Terzo piano. Guarda qua, tutto scritto. Ci hanno bivaccato. Guarda qui, uffici grandi che c'erano, eh? Con i condizionatori, vedete? Qui altro ufficio. Allora, questo era l'ufficio. E qua erano i bagnetti, ho spaccato su tutto. C'è ancora la carticinca, penso. Allora, qui dice, si prega di usare sempre lo sciacquone, di rispettare almeno le più elementari norme di igiene. Ricorda che dopo di te il bagno verrà utilizzato da altri. Tutti hanno il diritto di trovarlo pulito e in condizioni decorose e il dovere di lasciarlo tale. Grazie, prego. Come lavarsi le mani? Beh, qui siamo già nel periodo del Covid, eh? Però, quindi, non so se è stato messo prima. Guardate qua che serie di uffici, hanno pasticciato tutte le mura, tutti i vetri. Guarda, gli ascensori sono lì. Guarda la bomboletta, guarda quanti soldi sprecati. Si potrebbero dare in beneficenza, guardate, alle persone più bisognose, senza pasticciare tutti questi vetri. Allora, questo lo mettiamo a 30 gradi, ma se c'ho freddo, mettiamolo così e la ventola la spegniamo. Guarda qui, altro ufficio. Adesso mi appresto, eccoli qua gli ascensori, ad andare al quarto piano. Luce, via dritto, quarto piano, eccoci qua. Che massacro!
Guardate qua per terra che massacro. Che violenti sta gente. Guarda che violenza. A dire poco. Guardate che razza di violenza in questo posto. Guardate che violenza. Guardate che violenza. Guardate che miseria. Si sono proprio impegnati bene qua, eh. Una violenza unica. Guardate qua. Che miseria, ragazzi. Guardate qua quanta roba. Buttata, campata. Mi pare caso. Sono anche i dischetti qua. Guarda. Un scrittore. Guarda qui. Qui ci sono giornali, guarda quanta carta. Potrebbe andare al macero, guarda. Qui c'è la cassaforte. Dio buono, che cassaforte. Parma e... Ah, quindi Saronna. Vedi, c'è cassaforte. Vediamo. Se questo è un calendario. Sì. 2007. 2007. 2007, quindi è stato abbandonato neanche tanto, 13 anni, 14 anni fa da qua. Che paura, eh? Che paura, ragazzi, guarda, guarda che roba, guardate qua che macello. Che macello, resti di computer, vetri, qui c'è da ammazzarsi, se non si sta attenti. Cosa sono? Tende. Allora, adesso via di sopra, quinto piano. Qui hanno bruciato, eh? Vedete che hanno bruciato anche qua. Mamma mia, di che? C'è tutto aperto, hanno rotto. Qui hanno proprio dato fuoco. Guardate qua. È impressionante. Qui è ceduto tutto, ragazzi. Vedete che c'è il lago. Guardate in che situazione è questo posto. Porto piano. Non vado là perché sono senza casco, pericoloso, ci rinuncio, hanno bruciato tutto, vediamo di fare questo pezzo. Guarda qua, cassetti. Sono delle mappe. Guardate in che situazione hanno rotto. Guardate come è bruciato e rotto. Guardate. Incredibile. E ha ceduto anche piano sopra, eh. I ferri del piano sopra. Deve essere pericoloso andare sopra. Però ci provo lo stesso, al quinto piano, qui, bagnetti,
bruciati. Guardate com'è colato qua. Guarda com'è colato. Colato. Colato di tutta la plastica. Guardate, guarda come sono colate le lampade. Guarda qui. Incredibile. Allora, andiamo su. Vediamo che l'ultimo piano, il quinto e ultimo, qua, vediamo in che situazione è. Facciamo attenzione, facendo attenzione qua, questa era l'ascensore, ma l'hanno tolto. Qui al tetto già, guardate. Qui sopra il tetto, qui era dove c'era l'ascensore, quello era un montacarichi, questo è l'ascensore, cabina elettrica, questo era il motore, questo è l'ascensore, qua era un montacarichi allora. Vedi? Eccola qua, la ditta. Erano solo per i montacarichi al tetto. Allora, scendiamo. Dopo questa visita a questo palazzo di uffici della ditta Ratti di Luino, abbandonata, vandalizzata, distrutta, bruciata, povero edificio, non sono capitati tutti i colori. Bene, alla prossima avventura, grazie della visione della Paranormal Investigator Varese che vi saluta, vi ringrazia, al prossimo video. Ciao da Luino!
Faccio vedere in occasione il tunnel che è allagato e questo raggiungeva la ditta dall'altra parte. Io ero dall'altra parte stamattina, la parte opposta, ma è tutto allagato, anche con più acqua di qua, tutto allagato così. Tra l'altro questo posto mi hanno anche riferito che si è suicidato una persona non tanto tempo fa, l'hanno trovata laggiù, questo tunnel, vedete che è pieno d'acqua. Vedete, questo tunnel andava là. Guarda che razza di porta. Thank you.
Thank you.